Da ieri Carlo De Risio è a Pescara. Il giocatore, assieme al suo procuratore Jerry Palomba, ha assistito alla seduta di allenamento diretta da Gaetano Oteri. Limati tutti gli aspetti e sistemati tutti gli incartamenti, il centrocampista molisano di Montenero di Bisaccia inizierà a lavorare con l'allenatore che ieri ha potuto salutare e che lo ha allenato già nelle scorse stagioni a Catanzaro e Bari, che lo aveva richiesto anche quest'estate. Come ha ribadito il presidente Daniele Sebastiani, ora è tempo di pensare alle uscite perché già l'innesto di De Risio comporta un sovrannumero rispetto alla lista da depositare in Lega dei 24 più 1 tesserati che sono schierabili dall'allenatore, una lista comunque modificabile quando è aperta la finestra di calciomercato. Ma le uscite sono anche indispensabili in termini di indice di liquidità, rapporto tra attività e passività correnti, che se mantenuto entro certi limiti permette alle società di agire. Se superato, no. A quel punto o si versano soldi freschi nella società oppure bisogna cedere, liberarsi di stipendi per riportare l'indice in equilibrio, un valore che il Consiglio federale in questa stagione ha fissato per un massimo di 0,6. Stare entro tale soglia vuol dire avere capacità di rispettare i propri impegni finanziari. E sul capitolo partenze diversi sono i nomi in primo piano. Per quanto riguarda Guido Marilungo, si sta raffreddando la pista Teramo, a tal punto che ieri l'attaccante era ancora al Poggio ad allenarsi, a parte con Cristian Galano e Giuseppe Rizzo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda Galano, oramai fuori dal progetto tecnico dai primi di dicembre. Subito l'interesse dell'Avellino, improbabile un altro ritorno a Bari, le sue caratteristiche non si sposano col modo di giocare di Mignani. Restano aperti alcuni fronti della Serie B, in particolare il Cosenza, un po' più sullo sfondo Ternana e Ascoli. Fa specie che ci sia anche Rizzo tra coloro che si allenano a parte. Era un profilo ipotizzabile per un'uscita, ma se questa cosa dovesse ripetersi anche nei prossimi giorni sarebbe un segnale chiaro di come la società non punti più sul centrocampista siciliano tornato in biancazzurro alla fine del mercato estivo, ma che ha profondamente deluso per rendimento con la ciliegina, si fa per dire, della mega squalifica riportata con la Lucchese. Anche Frascatore potrebbe uscire, ma continua ad allenarsi con il gruppo, all'interno del quale sono stati aggregati due gioiellini della primavera, Vladislav Blanuta e Marco Delle Monache.